sì, si deve spostare sul tavolo nazionale, però la preoccupazione è tanta, poi ci sono 120 famiglie che senza un vero motivo vengono messi fuori dalla porta della VIP, ne hanno la possibilità di interloquire con questo direttore, o meglio con la proprietà di questa azienda. Si cambia le carte in tavola ogni 3 mesi e le cose non vanno per come devono andare, perché non c'è proprio rispetto nemmeno per le istituzioni. Io ho scritto già 2 volte al signor Battista, vuol dire che mi muoverò di conseguenza e ognuno farà poi i suoi passi, perché anche l'azienda VIP, ribadiamo, all'inizio era stata chiesta una cassa integrazione per risistemare gli impianti e anche per purificare parte dell'area. È evidente che andremo ad verificare se tutto questo è stato fatto, perché ad oggi invece di riaprire i cancelli invece si parte con una procedura di licenziamento, quindi bisogna capire a che gioco giochiamo. Non possiamo stare qui ogni 6 mesi a fare riunione con gli operai che giustamente hanno figli, hanno famiglie e vogliono avere quantomeno delle risposte, ma soprattutto garantirci un futuro per i tempi che corrono. C'è ripresa, c'è la situazione di una zona ZES, ci sono tutte le possibili soluzioni, ma soprattutto in questo momento c'è vivacità economica e invece qui a Termoli la VIBAC decide di più. Questo non sarà possibile, mi farò promotore presso il Ministero, così come ho fatto e presso i parlamentari molisani, di aprire una vertenza che non riguarda la VIBAC di Termoli, ma che deve riguardare l'intero gruppo VIBAC, per capire a livello nazionale quanti finanziamenti hanno avuto, perché qualcuno mormora anche che questi vogliono delocalizzare la produzione nella vicina Serbia, quindi non si può con una mano chiedere aiuto allo Stato italiano e con l'altra portare i soldi all'estero per andare a delocalizzare gli impianti di produzione, soprattutto quello di Termoli.